Questa è la foce del fiume Oredo. Quello è il museo visto dall'Oredo. Con l'Ecomuseo lavoriamo molto sulla pratica del community engagement. E per noi engagement però non è semplicemente il coinvolgimento delle persone, ma è più un qualcosa che ha a che fare con il concetto della partecipazione attiva. E fare community engagement per noi è più un processo che può portare alle persone a agire in modo libero, in modo consapevole e soprattutto a contribuire attivamente alla costruzione e alla crescita di una determinata comunità. I workshop di Udatinos infatti sono pensati proprio come l'inizio di questo processo che possa portare all'avvicinamento e al consolidamento anche di una comunità attorno al progetto e attorno al fiume Oreto. E le call per partecipare a questi workshop sono ancora aperte, le trovate sul nostro sito udatinos.eu e trovate lì i moduli per le iscrizioni se volete partecipare. Durante i workshop i partecipanti incontreranno gli artisti, entreranno in contatto con la loro poetica tra arte e dati, ma soprattutto impareremo a utilizzare i sensori. Verremo qui alla foce del fiume Oredo e inizieremo questo processo di rilevazione dei dati. E noi abbiamo aperto le call per partecipare ai workshop ai cittadini. Ci interessava molto avere degli attivisti, avere dei ricercatori e avere degli studenti. In particolar modo abbiamo immaginato un coinvolgimento particolare per gli studenti delle Accademie di Belle Arti e loro potranno seguire il progetto fino alla sua conclusione e quindi lavorare anche alle azioni di comunicazione ma anche di montaggio dell'installazione e dell'allestimento. Per loro sarà un'opportunità importante per vedere da vicino proprio come si costruisce un'opera d'arte partecipativa nello spazio pubblico.